poi si accoda dietro. Sta proprio vento. Fortuna. Preghiamo tutti insieme. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Padre del cielo Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santi Medici Cosma e Damiano, pregate per noi. Santi Medici, protettori di Gaeta, pregate per noi. Santi Medici, nostra medicina dell'anima, pregate per noi. Santi Medici, potenti intercessori, pregate per noi. Santi Medici, eccelsi nel martirio, pregate per noi. Santi Medici, veri seguaci di Cristo, pregate per noi. Santi Medici, ammirabili per virtù, pregate per noi. Santi Medici, pieni di bontà, pregate per noi. Santi Medici, ferventi di amore, pregate per noi. Santi Medici, modelli di povertà, pregate per noi. Santi Medici, difensori della fede, pregate per noi. Santi Medici, apostoli della verità, pregate per noi. Santi Medici, specchio di fratellanza, pregate per noi. Santi Medici, benefattori del prossimo, pregate per noi. Santi Medici, avvocati dei peccatori, pregate per noi. Santi Medici, conforto dei malati, pregate per noi. Santi Medici, rifugio dei sofferenti, pregate per noi. Santi Medici, speranza degli infermi, pregate per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Santi Cosme e Damiano, pregate per noi.
Ecco, proviamo a scendere. Sembra che il tempo si stia un po' diradando nelle nuvole. Possiamo cantare lì. Se vuoi dipinare
e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Dio, che sei ammirabile e glorioso nei tuoi santi, noi ti ringraziamo di averci dato nel tuo tributo i santi d'oro di Cosma e Damiano. Fa perciò che noi possiamo godarli, onde niente vince, godere sempre del loro glorioso patrocinio e soprattutto imitare la loro vita e le loro virtù. Preghiamo insieme dicendo: esaudisci il tuo popolo, Signore, esaudisci il tuo popolo, Signore. Per la città in cui viviamo, perché il Signore dia a tutti forza e sostegno per creare rapporti veramente umani in un mondo dominato dalla vita e dall'economismo. Preghiamo. Esaudisci il tuo popolo, Signore, per tutti coloro che sono nella sofferenza e nella prova, sperimentino l'amore del Padre e la presenza consolante dello Spirito di Cristo. Preghiamo. Esaudisci il tuo popolo, Signore. Signore Gesù, che desti ai santi Cosma e Damiano di esercitare l'arte sanitaria con particolare efficacia in virtù del tuo amore, donaci sempre buona salute. Infatti usiamo le nostre energie per cantare la gloria di Dio e per la felicità degli uomini, i nostri fratelli. Preghiamo. Esaudisci il tuo popolo, Signore. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli. Amen. Santi Cosma e Damiano, pregate per noi, affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Ti glorifichi la Chiesa, Signore, nel santo ricordo dei nati di Cosma e Damiano. Tu che hai dato loro la corona della gloria e la tua provvidenza, concedi a noi il conforto e la loro protezione. Nostro Signore. Amen. Nei estremi confini
Cristo pietà, da medici, apostoli della divinità, pregate per noi, santi medici, specchi, frati d'acqua, pregate per noi, santi medici, benefattori del prossimo, pregate per noi, santi medici, avvocati e peccatori, pregate per noi, santi medici, conforto dei malati, pregate per noi, santi medici, rifugio dei sofferenti, pregate per noi, santi medici, speranza di tutti, pregate per noi, santi medici, spregiatori di lucro, pregate per noi, santi medici, cultori della scienza, pregate per noi, santi medici, testimoni del Vangelo, pregate per noi, santi medici, onore della Chiesa, pregate per noi, santi medici, potenti taumaturghi, pregate per noi, santi medici, dispensatori di grazie, pregate per noi, santi medici, lieti e forti nei tormenti, pregate per noi, santi medici, martiri di Cristo, pregate per la Chiesa, Signore, nel santo ricordo dei martiri Cosma e Damiano. Tu che hai dato loro la corona della gloria, nella tua provvidenza concedi a noi il conforto della loro. Dei secoli, amen. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Siamo arrivati a Palazzo Albani, dove daremo la benedizione non soltanto alla famiglia Albani, ma a tutta la città di Gaeta, quindi estesa anche a tutti coloro che sono convenuti qui nella piazza. Ricordiamo il perché ci fermiamo in questo palazzo, perché anticamente le statue erano della famiglia Albani come proprietà e furono regalate alla comunità parrocchiale per il bene comune di tutti i cittadini e devoti, con l'obbligo di fermarsi in processione a Palazzo Albani. Quindi questa è l'unica, possiamo dire, fermata che abbiamo fatto in questo transito, perché dobbiamo essere veramente grati a chi ci dà del bene e a chi ci fa del bene, non soltanto ricevere e basta. La gratitudine è segno non solo di educazione, ma anche di spirito cristiano e quindi anche di grande umiltà. E noi veramente ringraziamo gli avi della famiglia Albani, ringraziamo chi è ancora vivo e quindi con grande affetto li salutiamo
e nello stesso tempo estendiamo questa benedizione a tutti i cittadini di Gaeta, che veramente in questa benedizione possa fluire la forza sanatrice dei santi Cosme e Damiano e poter realizzare tutte le grazie di guarigione che oggi gli chiedete. Veramente oggi chiedeteglielo con il cuore, perché è la loro festa, e quando è festa il cuore si apre e la gioia esce anche, ecco, nei doni che loro possono dare. Quindi oggi certamente non possono mancare le grazie che chiediamo. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Santi Cosme e Damiano, pregate per noi, affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Ti glorifichi la Chiesa, Signore, nel santo ricordo dei martiri Cosma e Damiano. Tu che hai dato loro la corona della gloria, nella tua provvidenza concedi a noi il conforto della loro protezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. O Santi Cosme e Damiano, pregate per noi. E viva i Santi Cosme e Damiano! Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio. Gloria al Padre,
Facciamo adesso la benedizione al mare, quindi anche ai pescatori, a tutti coloro che lavorano con questo nostro grande fratello che è il mare. Preghiamo. Noi ti benediciamo e ti rendiamo grazie, Dio di provvidenza infinita, per i grandi segni del tuo amore, per la tua grazia, Signore, i nostri padri che ci trasmissero i segreti del navigare, ci hanno insegnato a vedere nell'immensità delle acque le orme della tua presenza. Noi ti preghiamo, Dio onnipotente ed eterno, infondi in tutte le tue coscienze il tuo santo timore, perché sia preservato da ogni inquinamento questo scenario di bellezza e questa sorgente di energia e di vita. Sii tu, oh Padre, la guida sicura che traccia la nostra rotta in mezzo ai flutti dell'esistenza terrena. Veglia sulle famiglie di noi marinai e portuali, copri con la tua protezione gli scafi che galleggiano sulle acque. Intercedano per noi i santi Cosme e Damiano e tutti i testimoni del Vangelo. Risplenda il tuo volto, o Padre, su coloro che sono morti in mare. La tua benedizione ci accompagni tutti nell'itinerario verso il porto della salute. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Per intercessione dei santi Cosmo e Damiano, la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Evviva santi Cosmo e Damiano! Evviva! Thank you.
Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli, amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli, amen. Compiacciamo assai con voi, o inquieti santi, della grande carità che aveste verso Dio. Questa, regina di tutte le virtù e vita dell'anima, vi fece preferire l'amicizia di Dio a quella di superbi imperatori regnanti, Diocleziano e Massimiliano, nonostante minacce e pericoli. Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Siamo arrivati al termine del transito. Ci sarà qui adesso la benedizione conclusiva, che chi deve partecipare alla Santa Messa si può portare con il cappetto parrocchiale attraverso l'ingresso del cancello sito in via Atratina. Chi ha bisogno o necessità, ecco, di salutare i martiri, comunque saranno messi nel campetto parrocchiale, quindi il tempo che entrano in chiesa, smontarli dal trono, dopodiché si portano nel campetto. Quindi vi aspettiamo tutti nel campetto. Dentro in chiesa non si potrà entrare in questo momento delicato del passaggio dalla chiesa al campetto. E vi dono la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Santi Cosma e Damiano, pregate per noi affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Ti glorifichi la Chiesa, Signore, nel santo ricordo dei martiri Cosma e Damiano. Tu, che hai dato loro la corona della gloria, nella tua provvidenza concedi a noi il conforto della loro protezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. E per intercessione dei santi Cosma e Damiano, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi, con voi rimanga sempre e possa esaudire le vostre richieste. Amen. E viva i Santi Cosme e Damiano! E viva i Santi Cosme e Damiano! Thank you.
Andiamo ragazzi. Alzate dietro. Alzate dietro ragazzi. Thank you.